Addio Sannio, l'alto calore si scinde, perde i comuni del Beneventano. L'assemblea dei sindaci della società di Corso Europa ha dato il via libera all'unanimità dei presenti. Ora i tecnici di ACS, insieme all'amministratore unico Ciarcia, predisporranno il piano che porterà alla scissione. La società perderà 30 comuni, 6 milioni di capitale e una cinquantina di dipendenti. Una cura dimagrante che segue la divisione degli ambiti e che dovrà servire, si spera, a salvare l'alto calore su cui pende un'istanza di fallimento che si punta ad aggirare attraverso la stesura di un concordato dai contorni ancora non definiti. La scissione è comunque un fatto storico, anche sul piano simbolico. In futuro Irpini e Sannio, dopo decenni, in materia idrica faranno da soli. Rinviati invece gli altri punti all'ordine del giorno, quelli per consentire l'ingresso di società partecipate e l'emissione di strumenti finanziari. Serve un approfondimento, i sindaci vogliono essere prima informati, se ne riparlerà in un'altra assemblea che sarà convocata a stretto giro. Ritengo che l'assemblea sia stata produttiva, ringrazio i sindaci per la collaborazione che hanno offerta. Hanno praticamente deciso di guardare soltanto gli aspetti tecnici e non gli aspetti politici. Oggi siamo nelle condizioni insomma, dobbiamo prendere decisioni entro una data prestabilita, presentare il piano e mettere nelle condizioni altrove di potersi salvare. Quindi, anche se abbiamo rinviato i due punti e abbiamo fatto la discussione, comunque è importante perché i sindaci devono essere consapevoli delle scelte che vanno a prendere. C'era una domanda che molti sindaci si facevano, le quote di questi 30 comuni, i crediti di questi 30 comuni, come vengono, diciamo così, conteggiati, come si procederà? Si procederà secondo il piano di scissione che verrà predisposto dai nostri esperti, dagli advisor. È un piano strutturato che terrà conto delle quote, dei crediti, dei debiti, di tutto quello, delle immobilizzazioni che esistono nella provincia di Benevento e quindi anche dei dipendenti che in effetti dovrebbero essere trasferiti perché i 30 comuni della provincia di Benevento sono soci di oltre il 22%, quindi loro prendono attività e passività. Questa cosa dovrebbe essere fatta in modo indolore da non creare preoccupazione per i comuni di Benevento, ma nemmeno per quelli di Avellino. Quindi in effetti il patrimonio va scisso secondo dei parametri obiettivi, che non faccio io, ma faranno chiaramente gli advisor. Oggettivamente la discussione sull'argomento merita approfondimenti e merita soprattutto una proposta concreta. I sindaci devono sapere cosa eventualmente andranno a votare perché rispondono alle comunità che li hanno eletti. E rispetto a strumenti finanziari di cui vogliamo comprendere bene la natura, rispetto a modifiche che andrebbero a prevedere ingressi di società, totale capitale pubblico o meno, se c'è qualche azione che si sta compiendo a nostra insaputa, è bene che venga esposta, illustrata, perché è il tempo della chiarezza oltre che quello delle scelte. Teme che con l'uscita dei comuni di Benevento i debiti possano ricadere sui comuni dell'Avellinese e su Avellino? Questo è un altro tema che andrà chiarito. Non è sufficiente dire Benevento prenderà la parte dei dipendenti e dei debiti, ovviamente non possiamo immaginare che i debiti siano stati contratti, dico un numero, da 130 comuni e poi saranno pagati da 100 comuni. Sarebbe una follia che andrebbe spiegata, motivata e dovrebbe essere anche resa legittima. Sono curioso di capire come. Il Partito Democratico insiste per un percorso che è quello della multi-utility, della provincia, dell'acquisizione di servizi da gestire tramite questa multi-utility, ma il PD è ancora maggioranza in un'assemblea come l'Alto Calore. Ma guardi, io credo che anche gli ultimi dati, quello elettorale, quello del Consiglio di Stretto, ci stiano consegnando una realtà della quale ho sempre parlato. È la stagione dei sindaci, degli amministratori, una stagione che va al di là dei colori politici, partitici, perché i sindaci ormai sono rimasti gli unici a rappresentare l'avamposto dello Stato e per certi versi sono da soli sui territori e hanno imparato a dover sempre più agire e a pensare in autonomia.